In Mirabilia della postmodernità sono soprattutto gli oggetti delle star. Al valore venale si aggiunge l'aura che li circonda e così si può fare business. All'asta New York stanno per andare la chitarra Rickenbacker di George Harrison e John Lennon, ma ci sono anche lotti che rimandano ai Beatles. Una chitarra elettrica Sears Silverstone adoperata proprio all'inizio da Jimi Hendrix e non solo. All'Hard Rock abbiamo una favolosa Rolls Royce appartenuta a Lady Gaga. Tutti i proventi finiranno a vantaggio della Music Cares, organizzazione caritativa della Fondazione Grammy. Nell'elenco più ghiotto troviamo anche un premio MTV che era stato dato agli U2, l'armonica adoperata da Bruce Springsteen sul palco, un abito di scena che fu indossato da Katy Perry. Abbiamo all'asta circa 200 oggetti legati alla carriera di Jackson, abbiamo i mocassini firmati da Michael Jackson, dopo ogni spettacolo li firmava e li dava a un amico. Un abito Versace che è stato indossato da Lady Gaga potrà essere battuto ad una cifra che va dagli 8 ai 10 mila dollari. L'asta Julian's Music Icons è prevista al Hard Rock Café di New York il 16 e il 17 maggio.